Alcuni si chiedono in che modo pensava Einstein, in che modo pensano i fisici. Molti credono che quando siamo da soli, guardiamo fuori dalla finestra con le equazioni che ci riempiono la testa e stiamo a rimuginare, finché il risultato non quadra. E poi lo scarabocchiamo su un pezzo di carta. A volte può essere molto frustrante perché devi scarabocchiarla su quello che trovi. Il cliché del fisico che scrive su qualsiasi cosa riesca a trovare spesso è vero. Einstein pensava per immagini, visualizzava ogni cosa. Quando suo padre gli regalò una bussola, lui passò molte notti sveglio a guardare il lago puntato verso nord. Diceva che gli metteva i brividi. Einstein una volta disse: voglio comprendere i pensieri di Dio in modo matematico. Voleva trovare un'unica equazione, forse non più lunga di 3 centimetri, che racchiudesse tutte le leggi fisiche, la bellezza, la maestà, il potere dell'universo in una singola equazione. Era lo scopo della sua vita. Nel 1900, Albert Einstein è uno studente di 21 anni del Politecnico Federale di Zurigo. I suoi professori non immaginano neanche lontanamente che il nome di quel giovane un giorno diventerà sinonimo di genio. Saltava alle lezioni, i professori lo ritenevano uno scansafatiche. Di conseguenza non riuscì ad ottenere nessun incarico all'università dopo la laurea. Gli venne in mente persino di cambiare ambito e mettersi a vendere assicurazioni. Ve l'immaginate? Un giorno aprite la porta e vi trovate davanti Einstein che vi vende una polizza sulla vita. Che perdita sarebbe stata. Si considerava un perdente. Una volta in una lettera alla sua famiglia scrisse che sarebbe stato meglio se non fosse mai nato. Nessuno allora parlava del giovane Albert Einstein. Lavorava come supplente, ma solo per brevi periodi e in città sempre diverse. Il padre di Einstein cercava di continuo per suo figlio qualche incarico accademico. Scrisse anche ad un professore molto noto, chiedendogli di impiegare suo figlio come assistente ricercatore. Ma non c'erano posizioni disponibili. Suo padre morì con la convinzione che il giovane Albert fosse la pecora nera della famiglia. Nel 1902, depresso e abbattuto, Albert si trasferisce a Berna, la capitale della Confederazione Svizzera, e inizia una carriera molto lontana dalla scienza. Un suo amico riuscì a trovargli un lavoro come modesto impiegato all'ufficio federale brevetti di Berna. In questo ufficio al terzo piano, Einstein passa 6 giorni ogni settimana ad analizzare le richieste di brevetto che inventori di ogni genere sottopongono al governo svizzero. Quando arrivava un brevetto, il suo compito era di verificarne la validità attraverso gli opportuni calcoli. Essendo un fisico, non aveva problemi e se la sbrigava rapidamente con ogni tipo di brevetto che doveva analizzare. Non trovava il lavoro troppo stancante, non era intellettualmente impegnativo. E gli lasciava molto tempo per contemplare l'universo. Non sarebbe mai diventato il classico professore universitario. Stava molto meglio su una scrivania dell'ufficio brevetti a sognare ad occhi aperti come sarebbe stato viaggiare accanto a un raggio di luce. Da quell'ufficio avrebbe scatenato una rivoluzione che avrebbe cambiato la storia del mondo. Le fantasticherie di Einstein cambieranno profondamente la nostra comprensione dell'universo. Nel 1905, in quello che è stato poi chiamato il suo Annus Mirabilis, nel tempo libero, Einstein pubblica 4 scritti visionari. Il primo risponde all'antica domanda: cos'è la luce? L'effetto fotoelettrico. Quel raggio, scritto da un perfetto sconosciuto, dimostrava che la luce è composta da particelle chiamate fotoni. Noi ora usiamo questa teoria per costruire i televisori, per i laser. In un altro articolo, il 26enne Einstein postula un assunto che noi oggi diamo per scontato: l'esistenza degli atomi.
Nessuno in quell'epoca credeva agli atomi, ma lui dimostrò che gli atomi sono in grado di far muovere delle piccole particelle di polvere in un liquido e calcolò anche le dimensioni degli atomi. Questi scritti sarebbero sufficienti a garantirgli una brillante carriera nel campo della fisica, ma Einstein non ha ancora finito. In un altro saggio dello stesso anno apparve la famosa equazione E uguale mc al quadrato. Semplificando al massimo, la formula stabilisce che l'energia può diventare materia e che la materia può diventare energia. La più piccola quantità di massa contiene potenzialmente un'enorme quantità di energia. Per liberarla è necessaria una reazione nucleare, come quella che si verifica nelle stelle. Dall'inizio dei tempi, guardando il cielo, gli studiosi si sono sempre chiesti cos'è che fa brillare le stelle. Ma bisognò aspettare Albert Einstein per rispondere alla domanda. La massa M si trasforma in E, energia. È questo il motore che illumina le stelle. Oggi E uguale mc al quadrato è l'equazione più famosa di Einstein. Ma un'altra sua teoria, pubblicata nello stesso anno, è più importante e più controversa. La teoria della relatività ristretta. Da ragazzo, Einstein si divertiva ad immaginare come sarebbe stato cavalcare un raggio di luce. Da adulto, torna a quella fantasticheria e cambia la sua vita. Nella primavera del 1905, Einstein era su un autobus e guardò alle sue spalle la famosa torre dell'orologio che domina Berna. E si chiese cosa succederebbe se quest'autobus viaggiasse alla velocità della luce. Nella sua immaginazione, Einstein guarda indietro alla torre dell'orologio e intuisce qualcosa di sconvolgente. Raggiungendo la velocità della luce, le lancette dell'orologio resterebbero immobili nel tempo. Einstein più tardi scriverà: imperversava una tempesta nel mio cervello. All'improvviso, ogni cosa iniziò a prendere forma. Einstein sa che alla torre dell'orologio il tempo trascorre normalmente. Ma immaginando che l'autobus raggiunga la velocità della luce dell'orologio non può più raggiungerlo. Più velocemente l'autobus si sposta nello spazio, più lentamente si muove nel tempo. Questa intuizione segna l'inizio della nascita della teoria della relatività ristretta o speciale, secondo la quale lo spazio e il tempo sono profondamente collegati. Infatti, costituiscono un insieme indissolubile, un tessuto flessibile che si chiama spazio-tempo. Su quell'autobus urbano, Einstein ritiene di aver colto un segreto dell'universo. Prima di Einstein, lo spazio era solo il luogo dove era la materia. Non era un elemento attivo, conteneva solo la materia. Ma lo spazio, combinato col tempo, diventa spazio-tempo. È un concetto più dinamico, in cui ogni cosa può accadere. Diventa più vivo, in un certo senso. Era un concetto che all'epoca suonava molto bizzarro. Una teoria così radicale non era mai apparsa nelle più prestigiose riviste scientifiche d'Europa. Einstein era un outsider per il suo tempo. Viveva in Svizzera, lavorava all'ufficio brevetti. Eppure era abbastanza ambizioso da sfidare l'intero mondo accademico-scientifico dell'epoca. Chiunque scrive un saggio spera che venga accolto trionfalmente, che tutti ne riconoscano il valore innovativo. Ma questo accade di rado. E qualunque sia la concezione che ne ha, il tempo per Einstein passa lentamente all'ufficio brevetti. Einstein sottopose i suoi articoli ad importanti riviste scientifiche, le migliori del tempo, sperando in un riconoscimento che però ci mise un po' ad arrivare. Era nervoso. Qual era stata la reazione della comunità fisica ai suoi scritti? Il silenzio. Einstein si depresse molto. 4 o 5 mesi di indifferenza dovettero sembrargli un'eternità. Ma un giorno gli articoli di Einstein capitano nelle mani di quello che è forse l'unico uomo al mondo in grado di capirli davvero, Max Planck. Max Planck era il più grande fisico teorico d'Europa. Planck era l'editore degli Annalen der Physik a Berlino. La più importante rivista di fisica dell'epoca. Fu Max Planck a notare gli articoli di questo fisico sconosciuto e capì che essi contenevano qualcosa di molto importante. Planck riconobbe che si trattava di saggi innovativi di un promettente scienziato. Lo scritto sulla relatività ristretta venne pubblicato nel giugno del 1905.
Quel volume, il numero 17, è adesso una delle più famose pubblicazioni della storia della scienza. All'epoca Einstein non era nemmeno uno scienziato. Faceva di continuo domanda per insegnare nei licei, ma veniva sempre rifiutato. Il 1905 viene chiamato l'Annus Mirabilis di Einstein, l'anno dei miracoli. Ma lui non l'avrebbe certo descritto così all'epoca. Il miracolo evoca sempre l'immagine di qualcosa che arriva con facilità. Planck non sapeva che l'autore era un impiegato all'ufficio brevetti. E volle scoprire chi fosse questo sconosciuto Albert Einstein di Berna. Lo sconosciuto Albert Einstein di Berna è il padre di un bambino di un anno e il marito di una tranquilla e seria studentessa del Policlinico di Zurigo, Mileva Maric. Quando studiava al Politecnico di Zurigo, Einstein era un donnaiolo. Suonava il violino alle feste e ai balli delle ragazze. Conosceva parecchie giovani signore all'epoca, ma Mileva lo colpì in modo particolare. Mileva è l'unica ragazza della classe. Anche lei studiava fisica e lui ne restò folgorato. In una pausa momentanea della loro comune passione scientifica, Albert e Mileva si sposano nel 1903. Un anno più tardi nasce il loro primo figlio, Hans Albert. La famiglia Einstein va ad abitare in un piccolo bilocale della capitale svizzera. Vivevano in condizioni piuttosto disagiate. Non era quello che Einstein aveva sperato in quella fase della sua vita. Mileva desiderava diventare un grande fisico, ma non superò gli esami finali al Politecnico di Zurigo e così aiutò il marito a redigere gli scritti del 1905, specialmente quello sulla relatività ristretta. Aiutò Einstein a battere a macchina il pezzo, a controllare i calcoli, ma alla fine finì per fare la casalinga. Einstein cercava di portare avanti le sue ricerche mentre lavorava 6 giorni a settimana. Nel 1907 Einstein accetta di scrivere un nuovo articolo che spieghi la teoria della relatività ristretta, ma quando la riprende in esame si accorge che essa è molto limitata. Fu chiamata teoria della relatività speciale o ristretta perché si applicava solo a sistemi di riferimento inerziali. In altre parole, la teoria della relatività ristretta può essere applicata in un solo caso: un oggetto che si muove in una sola direzione a velocità costante. Ma Einstein vuole comprendere il mondo reale e il mondo reale non funziona in questo modo. Einstein capì che la sua teoria non si applicava ai corpi in accelerazione, ma nel nostro universo ogni cosa accelera. Una macchina su una strada, un jet, un veicolo in autostrada, tutto accelera. Per cui la relatività ristretta non funzionava. Nel viaggio immaginario di Einstein, se la velocità varia, la sua teoria sul comportamento della massa nello spazio e nel tempo si sgretola. Voleva comprendere tutti i casi esistenti in natura. Einstein sa che per funzionare, la sua teoria deve tener conto di ogni elemento nell'universo e quindi anche della pervasiva e invisibile forza che tiene insieme la materia. La gravità. La gravità è dappertutto. La gravità ci mantiene saldi a terra, tiene insieme il Sole, il Sistema Solare. E dov'era la gravità nella teoria della relatività ristretta? Einstein vuole che la sua teoria della relatività ristretta diventi una teoria della relatività generale. Una teoria in grado di spiegare non solo il tempo, ma anche la forza di gravità. Ma comprende che questo significa andare contro più di 2 secoli di pensiero scientifico e contro il suo eroe, Sir Isaac Newton. È il 1907. Il 28enne Albert Einstein è ancora un impiegato all'ufficio brevetti. Sono trascorsi 2 anni da quando ha pubblicato la sua teoria della relatività ristretta e decide di avanzare un'interpretazione ancora più radicale dell'universo. Una teoria della relatività generale. Fare questo significa prendere le distanze dal suo eroe scientifico, Isaac Newton. All'epoca di Einstein, Isaac Newton era un dio. Newton era stato il fondatore della scienza moderna. Questa è la prima edizione dei Principia Mathematica di Newton del 1687.
Questo oggetto di valore inestimabile è il famosissimo libro che divenne il fondamento della fisica universale per i tre secoli successivi, finché Einstein non lo confutò. Sono passati quasi 250 anni da quando la famosa mela cadde dall'albero nella proprietà di Isaac Newton, dando allo scienziato l'ispirazione per formulare la sua legge di gravità. Newton sosteneva che se un oggetto cade è perché c'è una misteriosa forza, chiamata gravità, che lo spinge verso il basso. Ma lo stesso Isaac Newton non era soddisfatto della sua teoria. Gli oggetti si muovono perché vengono spinti, non attratti. Sono spinti. Ma cos'è che spinge questo? Newton non lo sapeva. E così semplicemente alzò le mani e ammise di non saperlo. Inventò un concetto che chiamò attrazione gravitazionale. Ma Einstein disse che quella teoria era errata. Einstein voleva risolvere quel problema perché aveva l'ambizione di comprendere tutto l'universo. Max Planck gli disse che poteva lavorare sulla gravità, ma c'erano due problemi da considerare. Gli disse: primo, non ci riuscirai, è troppo difficile. E se ci riesci, nessuno ti crederà. Era un compito estremamente difficile. Non sapeva da dove iniziare o come procedere. Ad offrirgli una soluzione arrivò quello speciale procedimento conosciuto come esperimento mentale. La gente comune la chiamerebbe fantasticheria, ma nel suo caso si parla di esperimento mentale. Einstein guardava fuori dalla finestra del suo ufficio. Immaginò che un uomo stesse lavorando sul tetto e iniziò a pensare a cosa sarebbe accaduto se quell'uomo fosse caduto da quell'altezza. Ed ebbe l'intuizione più felice della sua vita, la rivelazione del secolo. Pensò: un oggetto in un sistema in caduta libera non avverte il proprio peso. L'uomo in quel caso diventerebbe senza peso. Immaginiamo che io sia un ascensore e che qualcuno tagliasse le corde che lo tengono. Cosa succederebbe? Cadrei, ma se l'ascensore precipitasse alla mia stessa velocità, io resterei sospeso a mezz'aria dentro la cabina. Einstein comprese questo. È come se la gravità venisse interrotta. Cosa significa? Non esiste una cosa come l'attrazione gravitazionale. Einstein affermò che la Terra curva lo spazio intorno a me e lo spazio mi spinge su questa sedia. Lo spazio stesso si può curvare. Era pazzesco da sentire. Lo spazio si può modificare. Lo spazio e il tempo sono entità malleabili. Lo spazio è un'entità che può essere piegata. Un qualsiasi oggetto nello spazio distorce lo spazio intorno a sé. Perché la Terra gira intorno al Sole? Molti rispondono che è la forza di gravità che attira la Terra verso il Sole in un'orbita circolare. Sbagliato. La Terra gira intorno al Sole perché il Sole deforma lo spazio intorno alla Terra. E lo spazio spinge la Terra verso il Sole. Einstein aveva una nuova teoria della gravità, una nuova teoria dell'universo. Einstein pubblica le sue teorie sulla gravità. Nello stesso periodo, il suo lavoro sull'atomo è oggetto di molta attenzione. Di conseguenza, nel 1911 gli viene offerto un incarico di ricercatore a tempo pieno all'Università di Zurigo. Il 32enne impiegato dei brevetti lascia finalmente Berna per diventare per la prima volta il professor Albert Einstein. Il mondo accademico si rese conto che gli scritti del 1905 forse erano esatti e Einstein cominciò ad essere invitato alle conferenze di Solvay, dove si riunivano i più grandi fisici europei. Promosse dal filantropo belga Ernest Solvay, queste conferenze radunano le più brillanti menti scientifiche d'Europa e Albert Einstein figura tra queste. Adesso è il più giovane partecipante. Produsse su tutti una forte impressione. Era amichevole, divertente e brillante. Molto brillante, tutti se ne accorsero. In quel periodo Mileva sentiva di essere rimasta in secondo piano, relegata nel piccolo mondo di Berna, mentre Einstein era entrato in un mondo più grande.
Mileva scriveva delle lettere piene di rimpianto in cui chiedeva al marito di raccontarle tutto. Diceva: avrei tanto voluto incontrare quei grandi scienziati. Diventò gelosa non solo degli altri fisici, ma della fisica stessa. Le lezioni di Einstein sono sulla bocca dell'Europa scientifica. Albert viene invitato a parlare a Berlino, capitale del paese in cui è nato. Berlino all'epoca era la città più eccitante dell'Europa centrale. Einstein lascia la Germania quando ha 15 anni per evitare il servizio di leva. L'anno successivo rinuncia alla cittadinanza tedesca. Einstein andò a Berlino principalmente per visitare dei colleghi, ma un giorno venne invitato da una sua parente. Una cugina di nome Elsa Einstein. I due si conoscevano da piccoli, ma Einstein non ne aveva più avuto notizie. Elsa era una donna sola, divorziata e con due figlie. Era l'esatto opposto di Mileva. Non era una scienziata, non era un intellettuale, ma le piaceva preparare delle abbondanti cene e prendersi cura di Einstein. Amavano la reciproca compagnia, facevano lunghe passeggiate, guardavano le barche. Einstein rimase affascinato da lei. Quando tornò a Zurigo, si scambiarono delle appassionate lettere d'amore. A un certo punto la cosa diventò così seria che Einstein le scrisse: «Ti prego, non scrivermi più, non può funzionare». Sentiva che era una situazione troppo complicata da gestire, anche per Albert Einstein. Se i misteri del cuore affliggono Einstein, i misteri dell'universo continuano a tormentarlo. La curvatura dello spazio e la deformazione dello spazio-tempo lo mettevano a dura prova. Einstein cerca di sviluppare la sua teoria della relatività generale ormai da 4 anni. La teoria della relatività generale è complessa, pochi possono comprenderla. Doveva verificarla. Ma non era un'ipotesi verificabile. Non era scienza, era fantascienza. Einstein sa di essere sulla strada giusta per enunciare la sua teoria, ma deve trovare il modo per dimostrarla. È il 1911. Per 4 lunghissimi anni, Einstein ha cercato di perfezionare la sua teoria della relatività generale. Sa che essa non verrà mai accettata finché non riuscirà a dimostrare quel concetto così radicale. All'improvviso gli viene un'idea. Se riuscirà a produrre un raggio di luce in un'area in cui lo spazio è curvo, secondo la sua teoria, anche il raggio di luce apparirà curvo. La luce viaggia in linea retta. Quello che si curva è lo spazio. Cosa poteva avere gravità sufficiente da curvare la luce? Beh, il Sole, per esempio. 300.000 volte più grande della Terra, il Sole è un oggetto perfetto per l'esperimento di Einstein. Ma com'è possibile proiettare un fascio di luce attorno al Sole? Sosteneva che la luce emessa da una stella lontana, nell'istante in cui passa accanto al Sole e al suo campo gravitazionale, risulta curva. Perché lo spazio è curvo intorno al Sole. Ma il Sole è troppo splendente per riuscire a vedere se si verifica un fenomeno simile, tranne che in una circostanza. Quando è che il Sole risulta coperto in modo che possiamo vedere quello che c'è intorno senza rimanere accecati? Soltanto durante un'eclissi totale di Sole. Immaginiamo che il Sole venga oscurato dalla Luna e che allo stesso tempo vediamo le stelle. Einstein pensò che se qui c'è il Sole e qui dietro le stelle, la luce che arriva verso il Sole si curva leggermente, così ai vostri occhi sembrerà che le stelle sono sparite. La luce che passa intorno al Sole era qualcosa che anche sua madre avrebbe potuto capire. In realtà, nessuno era disposto ad accettare quella teoria finché non si fosse riusciti a dimostrarla con una fotografia. A chi doveva rivolgersi? Ovviamente a uno di noi astronomi o astrofisici. Il nostro laboratorio è l'intero universo. Nel 1912, Einstein ritiene di essere sul punto di dimostrare la sua controversa e sconvolgente teoria. Einstein pubblicò la sua teoria rivoluzionaria e lanciò un appello a tutto il mondo dell'astronomia. Andate e misurate, disse, andate durante un'eclissi ed effettuate questa verifica. Ma nessuno rispose.
Scrisse ai più noti astronomi cercando di interessarli alla sua teoria, ma rimase un po' scoraggiato, credo, perché scoprì che gli astronomi sono persone molto occupate, con molte cose da fare, che non possono lasciare tutto per uno studioso che gli propone un test, nemmeno se si tratta di Einstein. Per Einstein è un'amara delusione. Ma qualche tempo dopo, all'osservatorio di Berlino, un giovane assistente risponde al suo appello. Si tratta di un giovane appassionato e sfrontato, disposto ad andare letteralmente in capo al mondo per Einstein. Il suo nome è Erwin Fielding Freundlich. Freundlich aveva poco più di 20 anni e voleva farsi un nome. Sentiva che quella era la sua occasione, si trattava di una nuova teoria. Era qualcosa di importante e voleva farne parte. Ho visto la lettera di risposta che Einstein scrisse a Freundlich. Era piena di incoraggiamenti. Diceva: voi astronomi potreste darmi un grande aiuto nel trovare la prova alla mia teoria della relatività. L'uomo Einstein cercava di adulare qualcuno perché aveva bisogno di lui. Einstein venne a sapere che Freundlich stava per sposarsi con la sua ragazza Katia e che sarebbero andati in luna di miele sulle Alpi. Così gli propose: venite a Zurigo, così ci incontriamo. Freundlich era in luna di miele con sua moglie e andò a conoscere Einstein. Freundlich arrivò a Zurigo in treno, lo cercava guardando fuori dal finestrino. Quando lo vide, era Einstein. Lo riconobbe dal cappello di paglia che indossava sempre e perché se ne stava pensieroso in un angolo. Quello era il famoso Einstein che corrispondeva con lui. Era una grande opportunità per un giovane. Freundlich scese e gli andò incontro, gli strinse la mano. Tutti e due erano molto animati. I novelli sposi scesero così dal treno e tutti e tre insieme si recarono nel quartiere di Freundfeld per una lezione. Con loro sorpresa, i novelli sposini si ritrovano a trascorrere la luna di miele in un'aula universitaria, ascoltando Einstein. In quella lezione Einstein disse che avevano bisogno di un test durante un'eclissi e che l'uomo che li avrebbe aiutati era seduto in mezzo a loro. Disse il suo nome, Erwin Freundlich. Tutti iniziarono a guardarsi intorno e Freundlich si alzò in piedi. Il giovane era su di giri per aver avuto tanta importanza in quell'incontro. Dopo la lezione tornarono a Zurigo e Einstein coinvolse Freundlich in un'impegnativa discussione sulla forza di gravità, mentre Katia guardava il panorama. Iniziarono a progettare di andare a vedere la prossima eclissi solare totale. Il problema con un'eclissi solare totale è che ogni volta è visibile solo in una piccola area della Terra, perché l'ombra della Luna è larga solo pochi chilometri quadrati. Einstein e Freundlich calcolarono che la successiva eclissi totale di Sole sarebbe stata visibile in Crimea, che era sul territorio russo, il 21 agosto del 1914. Freundlich andò dal suo capo e gli propose una spedizione in Russia. Gli disse che stava collaborando con Einstein e gli chiese di finanziare l'iniziativa. E lui rispose: non ci penso proprio. Rifiutò. Einstein era furioso. Allontanandosi dal mondo scientifico europeo, Freundlich scrive al direttore dell'osservatorio Lick, vicino a San José, California, un roccioso avamposto dell'astronomia americana. Era tutta una comunità che abitava sulle montagne. Gli studiosi vivevano lì con le proprie famiglie, avevano mogli e figli, dipendevano gli uni dagli altri per la sopravvivenza. Per molti anni ebbero il più grande telescopio rifrattore del mondo. Ma soprattutto avevano William Wallace Campbell, un pioniere della spettrografia astronomica. Nel XIX secolo le eclissi venivano studiate effettuando solo un'osservazione sul momento. Gli studiosi tracciavano dei diagrammi dell'evento, ma se c'erano dei disaccordi era la parola di uno contro quella di un altro. Con la spettrografia si sarebbe potuto immortalare quello che stava accadendo ed effettuare delle precise misurazioni. Campbell introdusse questa tecnica all'inizio del XX secolo. Freundlich scrisse una lettera personale a Campbell dicendogli che ci sarebbe stata un'eclissi nel 1914. Lo invitava ad andare in Russia per fotografarla. Iniziò quindi un'assidua corrispondenza tra Campbell e Freundlich, il decano dell'astronomia californiana e un pivello di assistente di Berlino che faceva tutto all'insaputa del suo capo. Sarebbero stati i primi a confermare o screditare la nuova teoria della gravità di Einstein.
Era una missione molto importante. Campbell non stava più nella pelle. In quell'evento vedeva una magnifica occasione per l'osservatorio Leak e per l'America. Voleva diventare l'uomo che avrebbe risolto un complicato problema e passare alla storia. Nel frattempo, ad Einstein si presenta una nuova grande occasione. L'imperatore di Germania, il Kaiser Guglielmo II, chiede a Max Planck di reclutare i migliori scienziati d'Europa per una prestigiosa istituzione di Berlino. Planck raccomanda il giovane che considera una sua scoperta, Albert Einstein. A Berlino pensarono che con Einstein la capitale tedesca sarebbe diventata il cuore del mondo scientifico. Avrebbero fatto di tutto per averlo. L'11 luglio 1913, due uomini arrivano alla stazione di Zurigo. Max Planck e Walter Nernst, un illustre chimico tedesco. I due sperano che andando di persona riusciranno a persuadere il giovane scienziato ribelle a tornare nella madre patria. Due uomini di mezza età in abito nero scesero dal treno e si recarono a casa di Einstein. Planck e Einstein erano molto diversi. Max Planck era molto pulito, prussiano, sempre vestito molto bene e ben pettinato. Portava il monocolo e parlava con un tono molto formale. Einstein aveva sempre rifiutato di pettinarsi. Indossava abiti logori, vecchi, sdruciti. Non aveva alcuna cura del suo aspetto e pare che avesse già smesso di portare i calzini. I due ambasciatori gli fecero un'offerta. Sarebbe diventato professore all'Università di Berlino, membro dell'Accademia Prussiana. Non doveva fare lezione, ma dedicarsi alla ricerca a tempo pieno. Erano Max Planck e Walter Nernst. Quei due erano l'Accademia delle Scienze Prussiana in persona. Tutto il mondo della fisica, tramite loro, stava dicendo ad Einstein: «Noi ci facciamo da parte, vogliamo te». Ma lui non decise subito. Einstein propose loro: «Perché non andate a fare una passeggiata in montagna?» Disse: «Ci rivedremo alla stazione quando sarete di ritorno. Avrò un fiore in mano. Se il fiore sarà rosso, verrò in Germania. Se sarà bianco, mi dispiace, ma non verrò. Grazie di essere venuti». Credo che Einstein abbia ritardato nel rispondere all'offerta, in parte perché voleva assaporare il piacere di essere così fortemente desiderato. D'altro canto, non si trattò di una decisione semplice da prendere. Come sempre, quando ha un problema difficile da risolvere, Einstein fa una lunga passeggiata. Zurigo era comoda, c'erano molte cose belle in quella città. Non era facile allontanarsene. Sua moglie voleva restare a Zurigo, ma gli avevano offerto il lavoro migliore che uno scienziato potesse desiderare. E c'era anche un'altra cosa che lo attraeva a Berlino. E poco tempo prima aveva ricevuto un biglietto d'auguri per il suo compleanno. Era da parte di Elsa. Quella cartolina probabilmente fece riesplodere in lui antiche emozioni. Planck e Nernst tornarono alla stazione. Einstein era lì. Era un momento di grande tensione, l'ora della verità. Diciamo che Einstein aveva anche un'inclinazione drammatica. Reggeva in mano un fiore. I due signori guardarono. Era rosso. Lo scienziato diceva: «Signori, verrò in Germania. Sarò uno di voi». Nell'aprile 1914 il futuro di Einstein appare più luminoso. Mancano solo 4 mesi all'eclissi di sole necessaria per dimostrare la teoria tanto a lungo elaborata della relatività generale. Einstein è diretto a Berlino per entrare nell'istituto del Kaiser Guglielmo II, formato da un'elite di studiosi che lavorano sotto la supervisione di Fritz Haber, il direttore dell'istituto. Fritz Haber era uno dei più grandi chimici del XX secolo. Aveva sviluppato un procedimento che poteva essere usato per creare i fertilizzanti, grazie ai quali molta più gente avrebbe avuto da mangiare. Era un eroe. Haber e la sua famiglia ospitano la moglie di Einstein, Mileva Maric, mentre cerca un appartamento per sé, Albert e i loro due bambini. Haber nota che il trasferimento a Berlino è alquanto destabilizzante per il loro matrimonio.
Mileva era sempre stata una donna taciturna e pensierosa. E a Berlino si chiuse ancora di più. E lui si vedeva con sua cugina Else. Einstein era un uomo brutalmente sincero. A quanto pare diceva a Mileva dei suoi appuntamenti con Else. E così i due iniziarono a litigare. Non sorprende che l'uomo che osserva l'universo in un modo così unico abbia anche un modo non convenzionale di vedere il matrimonio. Einstein diede a Mileva un ultimatum. Se voleva continuare ad essere sua moglie, avrebbe dovuto rispettare le seguenti condizioni. Era un contratto. Doveva portargli il pranzo e la cena nel suo studio, parlargli solo quando lui voleva avere una conversazione, non doveva pretendere rapporti intimi. Da donna caparbia qual era, Mileva non accettò quelle condizioni e se ne andò. Mileva tornò a stare a casa di Haber e di sua moglie Clara. E Haber faceva da tramite tra i due, cercando di farli riavvicinare. Haber cercava di farli restare insieme. Era l'unico che avrebbe potuto trovare una soluzione, perché entrambi lo rispettavano. Ma gli sforzi di Haber per salvare il matrimonio di Einstein falliscono. La decisione di separarsi alla fine fu inevitabile. Einstein non ce la faceva più. Non avendo abbastanza soldi per mantenere due famiglie, Einstein fa a Mileva una proposta sfrontata. Le propose un affare. Le disse: un giorno non troppo lontano, uno dei miei studi vincerà il premio Nobel. Se mi concedi il divorzio, io ti darò i soldi. Si trattava di una somma molto elevata. Lei sarebbe diventata ricca e sarebbe potuta tornare a Zurigo con i suoi due bambini. Einstein era sicuro di vincere il Nobel. Mileva non lo era altrettanto. Era una scienziata, calcolava tutte le possibilità. Si consigliò con Fritz Haber e alla fine decise di accettare la proposta. Volle andare via con i due bambini. E Albert accompagnò tutti e tre alla stazione. Einstein andò alla stazione a dire addio ai suoi figli. E iniziò a piangere. Haber non lo aveva mai visto così. Fu un momento tremendo per lui. E Haber fu l'uomo che lo sostenne in quel difficile frangente. Einstein ha ipotecato il futuro dei suoi figli sulla vincita del premio Nobel, ma non sarà facile riceverlo. Tutto dipende da Erwin Freundlich e William Campbell, che devono portargli le foto dell'eclissi in modo che lui possa verificare il moto apparente delle stelle. Poco prima di dire addio a Mileva e ai ragazzi, Einstein si ritrova alla stazione di Berlino per un altro solenne commiato. Freundlich e i suoi due collaboratori stavano per lasciare Berlino. Einstein era lì per salutarli ed era molto nervoso. Freundlich e due suoi colleghi trasportano la sofisticata attrezzatura in loro possesso in un viaggio lungo e insidioso. Stavano per partire con un treno diretto in Crimea, nell'allora territorio russo. Freundlich e Campbell si accampano in punti diversi per avere maggiori possibilità di trovare bel tempo e scattare buone fotografie. Il gruppo di Freundlich si stabilisce nella Crimea sud-orientale. Campbell invece si insidia vicino Kiev. Sono entrambi determinati, nonostante le spaventose voci di un'imminente guerra mondiale. E poi il peggio accade. Il 28 giugno 1914, l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria viene assassinato. L'imperatore tedesco dichiara guerra alla Russia. La spedizione di Einstein per l'eclissi è a rischio. Einstein era preoccupato. Ma non ha modo di avvertire i suoi amici. Non sapeva cosa sarebbe accaduto. Nel cuore dei boschi della Crimea, la guerra arriva fino all'accampamento di Freundlich. Freundlich vide degli ufficiali russi arrivare al suo accampamento e chiedergli i documenti. Il suo cuore batteva all'impazzata. I russi si avvicinarono incuriositi e videro che erano dei tedeschi con un telescopio. I russi buttarono a terra l'attrezzatura. Freundlich urlò che doveva fotografare l'eclissi, ma gli risposero che il suo paese aveva dichiarato guerra a loro e che non doveva dire niente. Li arrestarono immediatamente, non fecero loro domande, ma li considerarono delle spie. Herr Freundlich, lei è ora prigioniero di guerra. Lui rispose: cosa? Campbell, che era americano, era neutrale e i russi gli consentirono di continuare ad osservare l'eclissi.
Avevano fatto tutta quella strada, speso tutti quei soldi, erano scampati allo scoppio della guerra, ma furono le nuvole a rovinare la loro eclissi. Fu un fallimento totale. Non solo Campbell non riesce a scattare le sue fotografie, ma gli viene anche sequestrata tutta l'attrezzatura. Essendo americano, Campbell non viene arrestato, ma torna a casa da uomo sconfitto. Campbell disse che voleva rientrare dalla porta sul retro e non vedere nessuno. Einstein a Berlino è distrutto. Le spedizioni sono state un fallimento. Freundlich e la sua squadra trascorrono svariati mesi in Russia come prigionieri di guerra. Per Einstein è un disastro. La prova della sua teoria più rivoluzionaria, la relatività generale, gli è sfuggita tra le mani. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale determina il fallimento della spedizione in Russia per osservare l'eclissi e minaccia di ostacolare per molto tempo la verifica della teoria della relatività alla quale Einstein lavora da anni. La guerra impedì l'aperta comunicazione tra gli scienziati. Lo scambio di idee doveva avvenire di nascosto. Il collegamento fu tagliato. Quando gli Stati Uniti entrano in guerra, l'astronomo William Campbell cambia il suo modo di agire. Campbell decide di dedicarsi all'osservazione dell'eclissi successiva, indipendentemente dai suoi colleghi tedeschi, che ora considerava nemici. A Berlino era cambiata tutta l'atmosfera. Per le strade della capitale, Einstein vedeva crescere il nazionalismo. L'intero paese era impazzito. Tutte le aspettative che nutriva sulla città nella quale si era trasferito crollarono. Centinaia di migliaia di giovani tedeschi sfilavano con entusiasmo. I suoi colleghi più insigni, Planck e Haber, erano sostenitori della guerra. Il suo caro amico Fritz Haber, come Einstein, è un ebreo nato in Germania. Fritz Haber si convertì al cristianesimo e cercò di assimilare la cultura tedesca il più possibile. Uno dei momenti di maggiore orgoglio per lui fu quando venne promosso ufficiale dell'esercito. Un riconoscimento raro per un ebreo convertito. Einstein considerava tutto questo ridicolo. Haber diceva: «Io sono un chimico e conosco molto bene la composizione dell'atomo di clorina. So che il gas di clorina è molto velenoso. Posso trasformarlo in un'arma utile». Haber riteneva di poter creare un'arma micidiale che mettesse subito fine alla guerra e anche a molte vite umane. L'istituto che Haber dirigeva iniziò a dedicarsi ai test sul gas da impiegare sul fronte occidentale. Einstein aveva un ufficio in quell'istituto. Einstein era disgustato dallo zelo con il quale molti dei suoi colleghi, primo tra tutti Haber, cercavano di sviluppare dei modi per uccidere la gente. Lo trovava orribile. Haber fu uno dei primi a sviluppare delle armi di distruzione a partire da scoperte scientifiche. All'inizio della guerra, l'arma segreta di Haber, un gas tossico, viene testata su un campo di battaglia belga. Haber era sul posto. Disse di sganciare l'arma. Una bassa nube scese sul campo. Una nube dalla forma molto strana. Era la prima volta che accadeva una cosa del genere. Le truppe avevano visto cose che sembravano ben peggiori di quella nube, ma l'effetto fu devastante. Tutti i soldati, era come se li avessero bombardati dentro le trincee. Haber vide morire migliaia di persone, migliaia di soldati, circa 5.000. Con quel gas i polmoni si riempiono di liquidi mentre il corpo si deteriora. Chi ne viene colpito può morire per annegamento anche in un deserto. Albert Einstein guardò il suo caro amico e stimato collega e gli disse: «Tu sei completamente pazzo». La situazione era agghiacciante. In una lettera a un amico in Svizzera scrisse: «Tutto il nostro supposto progresso tecnologico è come un'ascia nelle mani di un folle».
Haber non si offese. È strano che fosse tanto amico di Einstein. I due erano su pianeti diversi. La guerra mise Einstein in una posizione molto difficile, perché a livello personale lui rispettava e voleva sinceramente bene ai suoi colleghi, ma aborriva quell'entusiasta sostegno alla guerra. Nel 1913 venne pubblicato e ampiamente diffuso un documento chiamato Manifesto dei 93. Era stato firmato da 93 insigni accademici tedeschi, compresi coloro che avevano portato Einstein a Berlino, gli studiosi che lui stimava maggiormente.